Facciamo anche questa gag, ti mettiamo, facciamo la foto di rito, sai, ti ricordi, facciamo la Sì, foto. mi ricordo. Come facciamo a farla qui? La facciamo così. Ma dai! Non riesco a metterti la mano sulla spalla, però. Se ti avvicini un po' verso. Esatto. Sì, così sembra che mi vuoi dare uno schiaffo, però. Aspetta, no, devo andare, più così. Dai, Ah, così, ok. così, così. Vado bene. Io mi attengo all'aspetto interiore. Il fatto che abbiate o non abbiate paura è legato a dei numeri o è legato a qualcosa di interiore? Cioè, dovesse arrivare un giorno un virus che uccide una quantità, uccide migliaia e migliaia di persone tutti i giorni nel mondo, cosa provereste interiormente? Riuscireste a essere tranquilli come adesso o cambierebbe qualcosa? E quindi la domanda è: la tranquillità che avete adesso dipende dai numeri o dipende da una certezza interiore? Cioè, dipende dalla vostra certezza di immortalità e quindi il fatto che non abbiate l'attaccamento a questo corpicino, o semplicemente perché andate a sbirciare sui canali alternativi per vedere che forse le statistiche dicono che non ci sono così tanti morti, una presa per il culo, eccetera, eccetera. Cioè, da cosa dipende la vostra tranquillità, ammesso che abbiate una tranquillità? Perché magari giustamente avete già paura. Il che sarebbe giusto perché i corpi vogliono la loro parte. Quindi non entro nel merito di cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa sia vero o cosa sia esagerato, ma voglio entrare nel merito del che cosa sta succedendo dentro di voi. Cioè, da cosa deriva la vostra tranquillità o eventualmente da cosa deriva la vostra paura. Di cosa avete paura? Si sta rivelando, come dicevo prima, una grande mancanza di fede. Io direi una totale mancanza di fede. La gente non ha più fede che ci sia qualcosa di superiore. Poi potete chiamarlo come volete. Io spesso lo chiamo semplicemente la vita con la V maiuscola, l'intelligenza della vita. Cioè aver fede che la vita sia intelligente, che non mi può accadere qualcosa che non mi serve. Questa è la fede, questo vi dà la sicurezza interiore. All'esterno ci possono essere attentati, virus, ci possono essere camion che sbandano e vengono dentro casa mia, ma io so che se devo morire io o un mio parente, muoio, punto. Non decido io, non decide quello che mette la bomba, non decide un virus se io devo morire o no. Riuscite a entrare in questo stato? È uno stato interiore particolare, quello della fede. Fede non vuol dire, come ci hanno insegnato, credere a qualcuno, a qualcosa. La fede è uno stato di coscienza estremamente importante. Quando siete nella fede siete indistruttibili, non avete paura né di perdere soldi né di perdere il vostro corpo. E sapete che non è all'esterno che queste cose vengono decise. Poi a me piace dire che la vita o Dio o il Padre che decide, ma potete anche dire che decide la vostra anima. Non decidete voi come personalità se dovete vivere o morire, però decide comunque la vostra anima, che è il collegamento con Dio, quindi è la stessa cosa. Decide comunque qualcosa che è superiore a voi. Io so che non posso decidere niente di me a livello mentale, capite? Qualunque cosa viene decisa dalla mia anima, viene decisa dalla mia interiorità. L'esterno riflette solo la mia interiorità ed è quella che decide ciò che mi accade. È la mia interiorità, è Dio. Per questo che dico è Dio che decide. Come posso permettermi io di dire voglio vivere di più di quello che mi spetta? O voglio che un mio parente non muoia? Non potete rischiare di rimanere tutta la vita dei burattini. È pericoloso perché ti dicono cosa fare perché ti dicono cosa pensare. E tu inizi a pensare in un certo modo e non ti rendi neanche conto che pensi in quel modo semplicemente perché è il pensiero comune. Nonostante una frase passi dentro la tua testa, tu non riesci a capire che non è tua. Essere addormentati significa questo. È una situazione terribile, ma vi rendete conto che è una situazione terribile, indegna di un essere umano, solo quando vi svegliate. Quando vi svegliate, vi rendete conto che gli esseri umani vivono esattamente come dei burattini.
non è una metafora. Io non vi sto parlando di una metafora. Quando parlo del Truman Show o di Matrix, non vi parlo di metafore. Quelli sono documentari, non sono film. Sono documentari. E in questo periodo lo stiamo vedendo, stiamo vivendo dentro un'illusione creata apposta. Guardate che ci sono... Guardate che i media stanno creando una situazione che è letteralmente fantascientifica, non è reale, solo che è più emotiva che fisica. Quindi fisicamente può anche essere che stiano succedendo determinate cose, ma è la situazione emotiva che sta intrappolando le persone. Io non contesto quello che accade o non accade a livello fisico, perché... per l'appunto non sono un medico, a volte mi rifaccio a ciò che mi può dire un medico, perché conosco un sacco di gente, capirete, quindi conosco dal patologo al virologo, all'anestesista, a quello che guida l'ambulanza, ho parlato anche con uno che guida l'ambulanza, ho parlato con gente che lavora nei pronto soccorsi, quindi gente ne conosco e mi faccio le mie idee, ma ripeto, non è questo il punto, non focalizzatevi su questo. Focalizzatevi sulla prigione emotiva. I fili del burattino sono fili emotivi e mentali. Non c'entra quello che succede. Vi ripeto, potrebbe anche essere che stiamo attraversando, che attraverseremo un periodo dove accade qualcosa di ben più grave, che coinvolge molte più persone. Ma nel momento in cui voi siete liberi dentro, siete liberi. Questo vuol dire che si va in mezzo ai lebbrosi e si curano. Fareste come facevano prima in alcune parti del mondo, guardate che lo fanno ancora, ma non sono persone che vanno sui giornali, e cioè curare la gente che è malata di un sacco di malattie e curarle così, perché è la tua missione curarle. Zone del mondo dimenticate da Dio, dove ci sono persone, anche suore, che lavorano tutto il giorno a contatto con dei malati. Ma ne sentite mai parlare in televisione? Ci sono siti dedicati. Per questo che vi dico, guardate che è tutta un'illusione, perché appare alla massa solo l'informazione che si vuole che appaia. Nel mondo stanno succedendo milioni di eventi di vario genere, di ogni genere. Ma in un determinato periodo si focalizza esattamente come un incantesimo, in magia questo si chiama incantesimo, come sotto un incantesimo tu entri attraverso i media, l'utilizzo dei media, quindi tutti i martelli di televisione, tutto il giorno, e quindi entri dentro questo incantesimo e ti sembra di vivere in un mondo che è quello che ti descrivono in televisione. Tutto il resto sparisce, ma vi rendete conto che siamo sotto un incantesimo? È un incantesimo. E ripeto, non sto contestando dei dati, sto dicendo semplicemente che è un incantesimo. Ci stiamo occupando del nulla. Ci stiamo occupando del nulla quando nel mondo succedono delle cose che davvero richiederebbero la nostra attenzione, e non gliene frega niente a nessuno perché non viene detto al TG5. Vi rendete conto del livello di incantesimo? Il TG5 ti dice una cosa, allora quello è ciò che sta succedendo. Il pianeta è non dico infinito... ma rispetto alle nostre proporzioni, a ciò che siamo abituati, il pianeta è davvero infinito. Accade di tutto ovunque, ma la tua realtà è estremamente limitata, perché ci troviamo sotto un incantesimo. È esattamente il Truman Show. C'è una realtà creata apposta per noi. Salvatore? Sì. Ciao, volevo dirti una cosa per concludere, dato sì. Che comunque con l'orario ci siamo. Sì. Volevo darti un input per concludere. Volevo leggerti, in realtà la riflessione che ho fatto parte dal periodo in cui siamo, e mi aggancio perfettamente a quello di cui stavi parlando. Tu spesso hai parlato del fatto che siamo in un periodo di transizione, e volevo chiederti intanto se secondo te nei prossimi 5 anni ci sarà un cambiamento, e se nel 2025 proprio ci sarà qualcosa, perché spesso hai parlato del fatto che è un'epoca di transizione e tra 5 anni potrebbe cambiare qualcosa. E poi volevo leggerti, se la regia mi aiuta,
Volevo leggerti questo brano che tu hai letto già in passato, questo brano, questo estratto del Vangelo che non so se lo leggi anche tu dalle slide, però siamo in Matteo 24. Sì, lo leggo anch'io. Sì, lo leggo brevemente, poi se vuoi commentarcelo così per concludere anche l'intervento. Guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerre e rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi. È necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. A te, Salvatore. Sì, mi collego anche alla domanda, la prima parte della domanda. Io non faccio previsioni e sempre di più mi sto rendendo conto di quanto sia difficile fare previsioni. Perché per quanto determinate cose e determinati tempi debbano essere rispettati, perché ci sono delle cose che comunque sono previste da migliaia di anni, i particolari, e nell'esoterismo particolari vuol dire 10 anni prima o 20 anni dopo, per questo è impossibile fare previsioni, perché così come erano impossibili le previsioni che venivano fatte, tutte le previsioni che sono state fatte finora. Comunque nell'esoterismo si sa, per esempio, che ci sono dei cicli che corrispondono a delle ere e che in questo momento storico, tutti quanti noi ci siamo incarnati nel periodo di transizione tra un'era e l'altra. Questo più o meno lo sanno tutti, lo sanno anche nella New Age, lo dicono tutti, e quando cominciano a sparare date con quella sicurezza che io ho dei dubbi, nessuno conosce delle date, e nel Vangelo stesso in un altro passo c'è scritto nessuno sa né il giorno né l'ora, nessuno, ma solo il Padre. Perché è un qualcosa che non può essere previsto. Poi non so se magari maestri spirituali, maestri che stanno, che fanno parte della Fratellanza Bianca di Shambhala, eccetera, sono in grado di prevedere queste cose, magari sì, non so. Gesù dice che comunque è qualcosa che non può essere previsto, ma determinate scadenze, se le vogliamo chiamare scadenze, però è un periodo di passaggio, non è che sia una scadenza, non c'è un anno in cui succede qualcosa. Dal 1975 al 2025 ci sono 50 anni in cui le due ere si sovrappongono. Praticamente la vecchia era sta per finire, ma la nuova era già comincia. La nuova era in realtà è cominciata nel 1975, ma la vecchia era non è ancora finita. E quella nuova, pur essendo ufficialmente cominciata in quell'anno, però non è ancora entrata. Non ha ancora preso un ritmo, quindi non siamo ancora alla nuova era, ma in compenso i 50 anni di transizione sono sempre 50 anni terribili. Terribili vuol dire che succede di tutto, quindi io non vi posso promettere che succeda che dal 2025 avvenga un cambiamento dove tutti entriamo nella luce e tutti andiamo in giro vestiti di bianco con i fiori al collo, con scritture sacre tra le mani o cose simili. Non credo proprio, perché essendo qualcosa di progressivo, semplicemente la nuova era continuerà a entrare sempre di più, ma se non altro sarà finito il periodo di transizione. Il periodo di transizione dovrebbe essere il peggiore, quindi fino al 2025. Però io non credo che da gennaio 2026 improvvisamente la Terra cambi aspetto, non penso proprio. E che determinate forze che potevano agire con molta più efficacia, cioè determinate forze oscure, chiamiamole così, le forze di mangiafuoco, ecco, dei burattinai, se i burattinai potevano agire, stanno continuando ad agire in maniera sempre più forte, efficace e praticamente quasi senza avversari, progressivamente non sarà più così. Dal 2025 l'aspetto luce sarà sempre più forte, sempre più potente, quindi ci saranno sempre più manifestazioni di luce molto forti, eclatanti, non più come adesso.
non saranno semplicemente quattro gatti riuniti in una conferenza, in un convegno a parlare di spiritualità, ma ci saranno cose come creazioni di comunità, come manifestazioni di luce in generale, anche dal punto di vista artistico, sempre più forti. Però stiamo sempre parlando di tempi che sono migliaia di anni. Certo, noi abbiamo avuto la fortuna, perché è una fortuna, di incarnarci per vivere questo periodo di transizione. Io in particolare me lo sono goduto tutto, essendo nato nel 1970. Quindi è chiaro che da un punto di vista di qualcuno che ha paura o è arrabbiato, è un momento terribile e sarà ancora più terribile nei prossimi anni. Guardate che 5 anni possono essere molto lunghi, possono essere infiniti 5 anni, quando uno si diverte. No, si diceva una volta, il tempo vola quando ci si diverte. Io posso vedere poche facce, ma quelle che ho visto sono rimaste congelate. Non ho detto, Quindi ci saranno sempre più manifestazioni di bellezza, ma io che ho vissuto tutto questo periodo, ho sentito su di me la crisi per un certo numero di anni, ma da quando ho iniziato a fare il lavoro su di me e da quando ho ottenuto certi risultati stabili, chiaramente me la sto godendo anche questo periodo. Cioè, se voglio fare l'arrabbiato, devo impegnarmi a fare l'arrabbiato, magari per scuotere le persone. Perché per me questo è l'apoteosi di quello che sono venuto a fare. Cioè, io mi sono incarnato per questo periodo. E guardate che anche voi, con ruoli diversi magari non avete la sfiga di dover fare il lavoro che faccio io, ma che è un lavoro pubblico, magari voi farete altri lavori che non riguardano il contatto con centinaia o migliaia di persone. Però siete venuti anche voi per questo periodo, evidentemente. Io sento di essere venuto per questo periodo. Quindi cercate prima possibile di fare anche da riferimento per gli altri. Ma fare da riferimento per gli altri significa aver portato a termine almeno una parte di lavoro, almeno un certo grado di centratura dentro di voi. Comunque sarà un periodo divertente. Il Vangelo si riferiva a questo periodo. Poi è chiaro che chiunque può dire in ogni periodo storico il Vangelo si riferiva al mio periodo. Boh, io... Potete avere tutti i dubbi che volete. Io vi dico, si sta riferendo a questo periodo. In un Truman Show tutto è finto, ricordatevelo, è tutto finto. Cercate la parte vera dentro di voi. Allora in questi anni vi divertirete. Saranno anni divertenti e all'interno di questi anni voi portate avanti la vostra missione. Quindi io sono totalmente focalizzato verso ciò che sono venuto a fare. È come quando ti alleni e a un certo punto ti fanno alzare dalla panchina per entrare in campo, mentre magari fino al giorno prima sei stato in panchina. Adesso io non ero in panchina perché già facevo questo lavoro, però la sensazione è, cavolo, adesso si gioca, ok? Dovrebbe essere così anche per voi. Cavolo, adesso si fa sul serio. Fino adesso abbiamo giocato, adesso si gioca davvero, adesso si fa sul serio. Anche perché, e qui finiamo, chi persevererà sino alla fine sarà salvato. E qui vi rimando al consiglio che ho dato prima, e cioè state centrati quando leggete delle notizie, quando vedete delle notizie, state sempre centrati e abbiate fede. Io verrò toccato nella misura in cui devo essere toccato per la mia evoluzione. Non devo avere paura. Non posso fare altro che ringraziarvi per avermi dato questa occasione anche quest'anno, anche se è chiaro che non è la stessa cosa. Finché posso aspetto per poter incontrare le persone dal vivo, perché uno scambio energetico diverso. Non che non avvenga anche così, vi sarete accorti che avviene lo scambio energetico. Qui online può avvenire la trasmissione di energia, questo sì. Cioè l'energia da me a voi e da voi a me arriva comunque. È che non c'è una compenetrazione aurica, questa è la grossa differenza. Noi ricambiamo il ringraziamento, Salvatore, grazie per esserci stato,
facciamo anche questa gag. Io salgo sul palco adesso, ti mettiamo, facciamo la foto di rito. Sai, ti ricordi, facciamo sì, la foto. Mi ricordo, come facciamo a farla qui? La facciamo così. Ma dai! Non riesco a metterti la mano sulla spalla, però. Se ti avvicini un po' verso... Sì, così sembra che mi vuoi dare uno schiaffo, però. Aspetta, no. Devo più così. Dai, ah, ok. Così. Vado bene? È venuta bene, okay. Secondo me. Anche secondo me, dalle loro facce mi sembra... Va bene? Ok. Salvatore, grazie. Interpretiamola positiva. Esatto, la prendiamo come cosa positiva, poi non lo so. Comunque davvero grazie per l'intervento, è stato bellissimo, penso di parlare anche a nome dei ragazzi, grazie anche per quest'ultimo spunto su questo periodo. Io veramente non posso fare altro che confermare tutto quello che hai detto e dire divertiamoci, perché una volta ci siamo resi conto di quella che è la situazione, da una parte siamo chiamati all'azione, quindi siamo chiamati ad esserci, e chi era in panchina, come ha detto Salvatore, raga, questo è il momento di giocare, e dall'altra parte divertiamoci, perché una volta che si è capito che c'è il The Truman Show, che la realtà la stiamo creando noi, divertiamoci, cioè prendiamola con la gioia, perché altrimenti tutto questo discorso del guerra, rumori di guerra, sembra una sofferenza. Sarà una sofferenza per tanti, e magari saranno anche anni difficili, però noi possiamo divertirci e vedere la bellezza di questo momento, di questo periodo. Secondo me è la cosa più importante da ricordare giorno per giorno, soprattutto quando anche noi saremo in difficoltà e saremo identificati con qualche problema, con qualche sofferenza, o ma adesso come devo fare per lavorare, adesso è lì che dobbiamo ricordarci di vedere la bellezza di queste cose. Come quando si gioca una partita. È chiaro che giocare una partita è una sofferenza, alla fine sei distrutto, però dentro la partita ti stai divertendo. Sì. Salvatore, ancora grazie e alla prossima. Un grande abbraccio. Buone cose. Grazie. She wanna come